Serata speciale, serata di gala al Teatro Pergolesi di Jesi per la presentazione ufficiale della Matelica Jesi, la tappa del Verdicchio, sesta e penultima della 54esima edizione della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico. La corsa dei due mari riporterà il 18 marzo prossimo il grande ciclismo a Jesi, con traguardo su Viale della Vittoria dopo un circuito cittadino di 12,3 km da ripetere tre volte. Una volata per i più grandi velocisti, attesi i migliori nomi del ciclismo internazionale in questo momento. Occorreva una grande presentazione per un evento di questo tipo e la grande presentazione qui al Pergolesi vede ospiti Roberto Mancini, CT Jesino della Nazionale Azzurra di Calcio, Davide Cassani, CT della Nazionale di Ciclismo, in una serata moderata dal giornalista Marino Bartoletti insieme alla collega Jesina Agnese Testa di Ferro, il tutto nel segno del ricordo di Michele Scarponi, l'Aquila di Filottrano. Michele, insomma, credo che faccia parte di quelle persone che anche purtroppo dopo quello che è successo rimarrà e sarà sempre presente con tutti noi, nel cuore di tutti, nel pensiero di tutti, nella mente di tutti, perché prima di tutto era una persona per bene e questa è la cosa più importante. Poi era un grande ciclista e insomma ci ha lasciato veramente troppo giovane e quindi questo è un grande dispiacere, però che penso che faccia parte insomma, degli immortali, insomma, di quelli che rimarranno sempre nella mente di tutti noi. Siamo sulle strade di Michele e avremo la possibilità di dedicare una giornata a questo campione, al capitano. Per Jesi e per le Marche sarà veramente una giornata di sport, anche perché la Tirreno è una bella corsa, ci sono grandi campioni a pochi giorni dalla Milano-Sanremo, ma a parte questo ci sarà lotta anche per conquistare la Tirreno perché è una corsa World Tour, perché è una corsa molto molto importante. Marco Scarponi, fratello di Michele, presidente del comitato Jesino, organizzatore degli eventi collaterali alla tappa della Tirreno-Adriatico Matelica Jesi, porta qui sul palco del Pergolesi anche l'attività della Fondazione Scarponi per la sicurezza stradale. La sicurezza stradale è dura, molto dura perché è una battaglia che ci riguarda tutti. Contro questa violenza che vediamo ogni giorno coinvolgere ognuno di noi, tutti quanti dobbiamo pensare che quando siamo sulla strada non siamo da soli, ci sono anche gli altri, dobbiamo rispettare i limiti, tutto quanto, perché c'è in gioco la vita di tutti. Quindi bisogna a tutti i costi far sì che la violenza venga in qualche modo limitata.